Ciao bambini, parliamo ancora di Rigoletto insieme, parliamo però anche dell'opera lirica. Voi avete sentito qualche coro e un po' di brani nella versione Opera Domani, che non è la versione vera con cui si rappresenta il Rigoletto. Prima di parlare di tutto il resto, oggi vorrei parlarvi di quello che non è un coro, è fra le arie che dovete commentare, ma è forse l'aria più famosa del Rigoletto, che è Sì, vendetta, tremenda vendetta. A questo proposito, parliamo prima però delle voci. Le voci della lirica, le voci maschili della lirica sono dalla più bassa alla più alta, il basso, il baritono, che è una voce naturale, il tenore, che ha una voce alta. Ugualmente per le donne, il contralto è la voce più bassa, il mezzo soprano e il soprano. Di solito nelle opere liriche, anzi quasi sempre, il protagonista è un tenore. Il baritono in genere è la seconda figura, magari importante, ma non interprete principale. E qualche volta è il cattivo. Il basso in genere viene utilizzato per ruoli buffi, perché una voce bassa così fa anche sorridere, o per ruoli un po' sordidi. Ecco, in Rigoletto la cosa meravigliosa è che il protagonista Rigoletto è una voce che si chiama baritono. E il comprimario, che è il duca di Mantova, è il tenore. Ma voi avete incontrato anche Sparafucil. Sparafucil mi nomino, straniero borgognone. Cioè, Sparafucil è una voce bassa. Parliamo adesso di Sì, vendetta, tremenda vendetta. Nella versione di Opera Domani è cantato da una donna, in realtà è cantato da Rigoletto. Ed è il momento in cui Rigoletto, tutto storto, con la gobba, colpito dalla vita, perché gli avevano rapito la figlia, abituato a divertire le persone a corte, a sbeffeggiare anche in maniera molto cattiva e a essere sbeffeggiato, come un buon buffone dovrebbe fare, ecco, ha un momento di orgoglio, al momento in cui esige di esistere per il mondo, esistere come padre. Ecco che nasce la sua invocazione di vendetta. La maledizione aleggia ancora nell'aria. Ve lo ricordate? L'abbiamo citata nell'altro filmato. La maledizione che poi nell'opera è sempre introdotta da due note, il do e ancora il do. Ma ascoltiamola insieme com'è veramente, perché è comprensibile in questo modo. Ve la faccio sentire, cantata forse dal miglior baritono di tutti i tempi, si chiamava Tito Gobbi. E la voce con cui canta alla fine è stata la più famosa cantante di tutti i tempi, Maria Callas, che fa Gilda, perché alla fine di quest'aria diventa un duetto fra Rigoletto, che chiede vendetta, e Gilda, che è ancora innamorata di quello che chiamava Gualtiero Maltese, che in realtà era il duca di Mantova, chiede al padre di essere magnanimo e di perdonare. Ma, come vedremo poi nel terzo atto, la vendetta non è un bel sentimento e non porta belle cose e si compirà la maledizione. Edoardo, fai partire per favore. Mettilo qui davanti. E sentite che voce potente. Questo era Tito Gobbi. E questa era Maria Callas. Come un fulmine scagliato da Dio, come un fulmine scagliato da Dio, te colpire il buffone saprà. E qui interviene Gilda. Ecco, questa è la vera immagine di Rigoletto, lo vedete?
Questo è il duca di Mantova fatto da Giuseppe Di Stefano.